Eravamo già pronti. Diciamo già che noi eravamo già in condizione di aprire. Non sappiamo qual è lo stato della condizione di salute, diciamo così, di chi rientra in classe. Lunedì 11 gennaio si ritorna a scuola in Campania, riprendono gli asili e la prima e seconda elementare. In Irpinia saranno circa 2.000 i bambini che faranno rientro in classe. In vista della ripresa noi abbiamo effettuato una sorta di viaggio, abbiamo cercato di sentire più campane per capire come ci si va incontro a questo fatidico giorno. Oggi abbiamo ricominciato con la DAD per tutti gli ordini di scuola, quindi oggi anche stiamo lavorando, i nostri docenti stanno lavorando, che ringrazio per il grande impegno. Per quanto riguarda la ripresa, sarà una ripresa appunto che riguarderà l'infanzia, quindi i più piccoli, e stiamo ultimando gli ultimi dettagli, però come dire, eravamo già pronti perché insomma da tempo si parlava di questo possibile rientro dell'infanzia e delle prime due classi, quindi abbiamo già allestito gli orari praticamente in presenza per le classi prime e seconde, che dovranno intersecarsi con ovviamente gli orari in didattica a distanza dei docenti che sono impegnati, e qualcuno c'è, su più classi. Noi come scuola ci dobbiamo attenere a quello che viene deciso e noi siamo pronti a fare quello che ci viene detto di fare, siamo molto attenti e cerchiamo di non commettere errori. Abbiamo fatto tutto quello che ci prescrive il protocollo, abbiamo provato pure a fare qualcosina in più, sinceramente, però con i fondi ovviamente non era possibile. In quest'estate avevo provato, come dire, ho fatto fare dei preventivi per creare dei sistemi di reazione all'interno della scuola, ma soprattutto la nostra scuola così grande è risultato impossibile dal punto di vista economico. Adesso so che il comune ha dichiarato che insomma ha detto che lo farà per quanto riguarda almeno l'infanzia, dove voi sapete c'è un problema maggiore per l'infanzia che è quello del distanziamento che non è previsto, ma ci sono solo le bolle praticamente, personale stabile, che questo però dipenderà praticamente se il personale sarà effettivamente stabile. Insomma, una criticità potrebbe essere un eventuale turnover di insegnanti per malattia, per varie cose, che potrebbe rendere più complicata la gestione, ad esempio, all'infanzia. Diciamo già che noi eravamo già in condizione di aprire già il 7. Noi siamo pronti in tutto, per quanto riguarda sia gli orari degli ingressi e delle uscite, sia per quanto riguarda i trasporti. Sto cercando di condividere con i dirigenti scolastici i tamponi per i docenti che sono impegnati dal giorno 11, quindi per quelli che insegnano alla scuola dell'infanzia e i primi 2 anni della scuola primaria. Per quanto riguarda gli altri insegnanti che poi andranno come dire, in progressione, faremo dei tamponi al Campo Genova o eventualmente, se loro lo richiedono, anche presso le scuole. Quindi voi eravate sostanzialmente pronti per l'11 per una ripresa almeno di tutto il ciclo delle elementari e delle medie anche. Secondo me è importante iniziare a passi. In questo momento noi cerchiamo di fare con l'infanzia, i primi 2 anni della primaria, determinati passi. Con l'andare del tempo, nei 5-6 giorni, certamente i dirigenti scolastici saranno attrezzati per condividere con i ragazzi delle scuole della primaria e del secondario di primo grado tutto quello che bisogna fare. Noi stiamo anche cercando di rimodulare un po' gli orari di ingresso, perché non dimentichiamoci che il 25 di gennaio saranno impegnati anche i ragazzi della scuola secondaria di secondo grado, e non a caso sono circa, anche se stando al 50%, sono circa 4.000 i ragazzi che saranno impegnati in città. Quindi automaticamente noi, per evitare l'appesantimento delle strade cittadine, cercheremo di differenziare gli orari. Io spero che l'11 sia la data, come dire, fissata e non posticipata per i ragazzi che vanno a scuola, e spero tanto che sia un inizio dell'anno scolastico che veda sia i docenti, sia i dirigenti, sia il personale ATA e soprattutto gli alunni e le proprie famiglie di essere tutti quanti in sicurezza. Questo principio dello scaglionamento, che è condivisibile, non incrocia però una organizzazione che già avrebbe dovuto essere in campo e che riguarda gli screening per i tamponi. Cioè, noi al momento non sappiamo qual è lo stato della condizione di salute, diciamo così, di chi rientra in classe, mentre questa cosa avremmo già dovuto saperla. Quindi manca completamente, diciamo, una pianificazione coordinata
da parte della regione, da parte della ASL, da parte dei comuni. Quello che manca sono dati oggettivi di riferimento. Dirò di più, noi chiederemo, appena le scuole inizieranno a pieno regime, i dati dell'incidenza del contagio all'interno delle scuole. L'unico elemento che può calmierare un po' questo salto nel buio è la gradualità degli ingressi. Però siamo con gli screening in ritardo, col piano di tracciamento in ritardo, e poi c'è tutta la questione della mobilità, che è arrivata, diciamo, al punto di snodo cruciale. Mi sono fatta quest'idea: ad oggi meno andiamo a toccare l'impianto delle scuole, che è un impianto orario, però è un impianto immediatamente anche pedagogico didattico, cioè i bambini, gli studenti hanno, diciamo, già hanno dovuto adattarsi alla didattica a distanza. Già sono stati disorientati non da un anno, oramai da più di un anno di confusione. Se noi introduciamo troppi cambiamenti in questa fase, disorientiamo ancora di più, dico, intanto gli studenti e poi chi lavora con gli studenti, anche perché tutto il sistema orario intorno è un sistema che pare non sia stato mutato. Se la scuola è centrale, perché tutti dicono una terminologia orribile che è l'asset centrale del paese, io non capisco perché non è posta in primo piano l'esigenza di consentire loro di ritornare a scuola col minor disorientamento possibile.